Franca ha una caratteristica veramente straordinaria, una capacità relazionale, di pubbliche relazioni, un ufficio stampa di se stesso come non c'è mai stato. Petrarca si laurea con un libro che non ha neanche finito di scrivere. Non è soltanto un grande poeta, è anche un fuoriclasse dell'autopromozione. Siamo qui sul Campidoglio per trovare il punto esatto di dove avvenne la cerimonia, dove ricevette la corona d'alloro, il massimo riconoscimento letterario dell'epoca, una specie di Nobel per la letteratura, qui nel cuore di Roma antica. Fu incoronato Petrarca come il poeta magno, diciamo un Nobel, Qua sopra, a qua sopra, sì, io infatti sono più sotto Monte come Caprino. livello, sono a Monte Caprino e invece sopra c'è il Monte Campidoglio. L'8 aprile del 1341, qui nella sala Giulio Cesare, dalle mani del senatore Orso dell'Anguillara e circondato da una folla di romani plaudenti, Francesco Petrarca, che non ha ancora 37 anni, riceve la corona d'alloro che lo decreta poeta.